quella che nascerà a livello nazionale, se nascerà, perché vedo che altri fanno i capricci, mettono veti e hanno dubbi. Noi abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, ripeto che il bene del paese viene prima dell'interesse di partito, siamo pronti. Ovviamente non è una squadra ripetibile a livello locale, a livello comunale, a livello regionale. Bisogna fare bene e in fretta alcune cose, la salute e il lavoro degli italiani, e poi tornare a competere però una volta che si è messo in sicurezza il paese. Ho dedicato la mattinata alla salute e a Regione Lombardia, perché domani la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, leggo che altri si occupano di ministeri e di poltrone, noi parleremo soprattutto di salute. C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione, delle vaccinazioni. Ho parlato con l'assessore Moratti, ho parlato con Guido Bertolaso, noi proporremo al professor Draghi il modello Bertolaso. Salvini, lei ha parlato di modello lombardo come il modello di sanità più avanzato, sì. Però intanto in Lazio domani iniziano le vaccinazioni over 80, in Lombardia a fine febbraio. Ragazzi, qua non è la corsa dei 110 ostacoli, qua si tratta di fare un piano che preveda i due richiami. E ripeto, quando Guido Bertolaso mi dice entro giugno, se mi danno gli strumenti per farlo e i vaccini per farlo, la Lombardia è in sicurezza, ovviamente tolti gli under 18 per ovvi motivi, io ho visto un piano con numeri, date, stime e costi assolutamente convincente. Altre regioni, diciamo, che mi hanno abituato a buttate che poi finiscono in nulla, però non voglio giudicare quello che fanno gli altri. Io dico che quello che sta preparando Regione Lombardia con Fontana, Moratti e Bertolaso è un'ottima via d'uscita per mettere in salute il paese. Diventato europeista, quindi riprende il paese. Io riprendo le parole del professor Ricolfi, che ricorda come europeismo ed anti-europeismo siano due etichette prive di contenuti. Noi abbiamo parlato col professor Draghi di che Europa vogliamo. Un'Europa coesa che mette al centro il lavoro, con un governo che difende l'interesse nazionale. Quindi se si tratta di difendere gli agricoltori italiani, per noi vengono prima gli agricoltori italiani, se si tratta di difendere i confini europei, ecco, sul tema immigrazione noi proporremo l'adozione della legislazione europea. A noi va bene che l'immigrazione in Italia sia trattata come è trattata in Francia piuttosto che in Germania, con le stesse regole. Con Gingaretti e Grillo. Con chi è d'accordo a risolvere l'emergenza di questo momento? Io non penso che nel dopoguerra, fatte salve le evidenti differenze di personaggi in campo, però De Gasperi e Togliatti, Nenni e D'Amendola discettassero di massimi sistemi. C'era un paese da ricostruire. Ecco, sicuramente andrà approfondito il tema delle opere pubbliche. Noi l'abbiamo detto al professor Draghi, siamo per riaprire cantieri ovunque. Siamo per la metropolitana fino a Monza, per la bretella A4 Valtrompia, per la Pedemontana, per il traforo del Sempione, per il ponte sullo stretto di Messina, la dorsale adriatica e il porto di Gioia Tauro. Se altri sono per il no e per lo stop, starà il professor Draghi a trovare la sintesi.